nostre autorità religiose e morali non servono che a disarmarci di fronte alla nostra evidenza. Si oppongono all'ingegno dei nostri mezzi, perché esso le renderebbe sorpassate. Non vogliono farci uscire in tutela. Non pensano che a perpetuare gli errori che le accreditano ci predicano la sottomissione e la confusione. Ormai la loro opera non fa che accrescere le sventure del mondo. Se moriremo nell'ignominia, la colpa sarà loro, giacché ci tradiscono come respirano. Sono per noi palle al piede che scambiamo per fondamenti che ci sostengono. Immolarle ci avrebbe resi liberi, ma non abbiamo osato troncare dal loro momento il vizio. Sicché la fedeltà ci danna e l'obbedienza ci condanna. È troppo tardi e non ripareremo a nulla. Non scanseremo più la catastrofe. La nostra massima consolazione al momento di morire sarà di veder morire sotto i nostri piedi coloro che ci trascinano nel precipizio e che calpesteremo soccombendo per estinguere nel tempo il loro ricordo e il loro seme. Non vi saranno più vittime domani, e questa è la giustizia della storia.